siamo tornati al centro remiero della Marina Militare di Sabaudia e oggi andiamo a conoscere la Nazionale Olimpica Femminile. Per ora le azzurre possono contare su una sola imbarcazione qualificata a Parigi 2024. Si tratta del doppio senior femminile. Imbarcazione che ha staccato il pass proprio all'ultima rassegna iridata grazie ad una maiuscola prestazione di due atlete che fanno parte della categoria pesi leggeri. Io e la mia compagna di barca, Stefania, abbiamo qualificato l'anno scorso ai mondiali di Belgrado il doppio senior, però noi l'anno scorso abbiamo gareggiato tutto l'anno nella categoria pesi leggeri. È stata una bella sfida, forse perché avendo un po' più di fame rispetto magari alle senior, appunto perché noi dobbiamo sempre tirare il peso, siamo riuscite ad agguantare questa finale, questo passo olimpico. È stata una grande soddisfazione per me. Siamo in quattro per due posti e quindi bisogna vedere. Questa situazione è un po' ovviamente difficile da affrontare, però in gruppo bisogna lavorare, concentrarsi sul singolo allenamento e poi man mano avvicinarsi agli obiettivi e puntare a quelli. Barca qualificata con una grandissima prestazione. Non dimentichiamo che sono due ragazze peso leggero, quindi in una categoria con un peso inferiore rispetto alle loro concorrenti. Abbiamo dovuto fare per forza questo equipaggio, che è la nostra miglior coppia che potevamo mettere in acqua. E le ragazze veramente, come dicevo prima, hanno fatto una prestazione sublime e quindi questo denota il grande potenziale di queste ragazze. Adesso vedremo se è più funzionale per loro dirottarla nel doppio peso leggeri e fargli tentare la qualificazione a maggio di quest'anno, oppure tenerle ancora nel doppio senior femminile. Proveremo a qualificare due o tre imbarcazioni ancora, il doppio peso leggeri femminile, che appunto per questi vari infortuni a oggi non è ancora riuscito a trovare la qualifica, poi l'otto e anche probabilmente un'altra imbarcazione. Stiamo lavorando per riuscirlo a fare. E poi da lì la storia ci dice che chi si riesce a qualificare nell'anno olimpico poi si può pensare in grande. Adesso siamo agguerriti e vogliosi di poter ripuntare a qualcosa di importante per Parigi. Tutte stanno lavorando con l'obiettivo che l'Olimpiade e cercare per l'Italia di ottenere il miglior risultato possibile. Ma torniamo a bordo del doppio femminile e cerchiamo di scoprire, da dietro le quinte, che cosa vuol dire far parte di un equipaggio di questo tipo. Diciamo che il doppio, secondo me, è come essere proprio in una relazione con l'altra persona, perché si è sempre assieme, si crea un affiatamento, tante volte magari anche si litiga, si hanno dei momenti in cui l'imbarcazione non funziona, si deve trovare dei compromessi per farla funzionare, appunto. Però è proprio bello perché si crea quel legame che anche nei momenti di difficoltà si sa che ci si è l'uno per l'altra, quindi mi piace molto per questo, perché lavoriamo sempre assieme. Silvia è una grandissima persona, la stimo non solo come atleta ma anche proprio al di fuori dello sport. Ho sempre avuto un gran rapporto con lei, io e lei abbiamo vinto il nostro primo mondiale assieme nel 2018 ed è stato magico perché fondamentalmente eravamo tutti e due molto giovani, messi insieme in barca e abbiamo fatto il record del mondo. Poi dopo 5 anni siamo tornati in barca assieme e siamo riusciti nella qualifica olimpica, neanche nella nostra categoria, quindi è bellissimo, sono felice di essere in barca con una persona come lei. Un affiatamento del genere è ideale per affrontare le pressioni che si generano nel periodo che precede l'evento più importante dell'anno. Ma è altrettanto importante lasciarsi caricare dalle emozioni generate dal solo pensiero di essere in gara all'Olimpiade. Immaginarmi a Parigi sarebbe una cosa bellissima. Quest'anno all'inizio dell'anno abbiamo fatto un raduno proprio sul campo olimpico e già solo mettere la barca lì mette un po' di tensione, però secondo me sarà una festa bellissima e
un'occasione bella per tutti noi. Sì, remare sul bacino olimpico fa effetto. Eravamo a ottobre, quindi sembrava tutto tanto lontano, e invece adesso ottobre mi sembra ieri e quindi agosto mi sembrerà domani. Mi batte il cuore forte perché, non lo so, è il sogno di una vita. Un atleta si allena per anni, anni e anni per arrivare a un'Olimpiade. E l'idea di poter essere lì, gareggiare contro i più forti al mondo e di poter dire la tua, penso sia indescrivibile. Mi vengono i brividi solo a pensarci, sarei felicissima. La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni, diceva il suo idolo Pietro Mennea. E noi siamo pronti a soffrire e a sognare in grande, accanto alle azzurre del canotaggio.